Salve ragazzi, ben ritornati o benvenuti su JoySpo e questo è opinioni e breve summazione dell'episodio One Piece numero 77 e non mi ricordo l'altro numero, un 770 qualcosa, credo un 777, non mi ricordo. Cosa accade in questo episodio? Naturalmente ci sono dei flashback riguardanti la vita passata di Chopper, i suoi sogni, le sue, diciamo, prospettive per il futuro, e ora abbiamo una cosa interessante anche a fine episodio. Ma come vi avevo anticipato, sentivo puzza di Peter, e a me questi due episodi mi sapevano un pochino. Il motivo per il quale non vi ho portato lo scorso episodio è perché uno non mi andava, uno non c'era niente interessante, mi sa che nemmeno potevo farvi questo video, anzi non l'avrei fatto nemmeno oggi in questa occasione, però visto che mi sono detto beh ho 5 minuti, ora mi metto e lo faccio, e quindi sono qui a portarvelo questo video. E ora bando alle ciance, ciancio alle ciance, veniamo di nuovo. Stavo dicendo, ci sono pezzi di ricordi di Chopper. Poi si fa vedere il nuovo regno di come cacchio, di Drum, Drum, Durm, Durum, Durm, vabbè, il nuovo cattivo regno di Durm, l'ex regno che ora si chiama regno di Sakura, nel quale c'è Dalton, questo re, e si fa vedere questa cosa. Poi si vede che Luffy e altri hanno fame, va a cucinare Luffy, però non è che sappia cucinare, chissà che non fanno nemmeno vedere che... Non fanno, scusate, non fanno vedere cosa cucina. Intanto Brooke mostra Carrot, che si è portata due o tre carote appresso. Molto intelligente. Là un po' la nave fa vedere questo. Bla bla bla. Intanto Pedro, l'altro visone, sta sempre in C. Gli arriva un giornale. Cosa accade su questo giornale? Sì. Da parte dell'armata rivoluzionaria. Cosa è successo? L'armata rivoluzionaria è stata annientata dalla nemesi di Luffy, ovvero Barba Nera. Ragazzi, secondo me no, perché c'era gente del calibro di Dragon, del calibro di anche, come si chiama quello, di Sabo? Sabo, 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 sì. E comunque ha il frutto del diavolo, del fuoco di Ace, e anche, diciamo, un'ottima abilità anche senza avere questo frutto. Poi c'è Dragon, il padre di Luffy, in grado di scatenare tempeste, quindi non credo siano stati sconfitti. O se sono stati sconfitti si sono poi nascosti, perché sennò poi, diciamo, sarebbe, diciamo, brutta secondo me la cosa. E se Luffy viene a sapere questa cosa, ragazzi, si incazza veramente con Barba Nera. Io so già lo scontro finale di One Piece sarà Luffy Barba Nera. E qui ci piove. Intanto nella preview hanno fatto anche vedere il Kaido che si incazza, quindi mamma mia, nel prossimo episodio potrebbero accadere cose bestiali. Consiglio assolutamente di non perderlo. E già a parlarne mi sta venendo la pelle d'oca, ragazzi, quindi questo episodio è stato un assaggino finale dell'episodio, perché tutto l'episodio, a parer mio, è stato abbastanza noioso. Invece il finale ci ha rivelato qualcosa di veramente, veramente interessante. Nel prossimo mi aspetto davvero qualche cosa di molto, molto ancora più interessante. Noi ci vediamo alla prossima.